tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della macchina del pane Silvercrest che ho appena comprato dalla Lidl. Questa settimana hanno messo le offerte per la Pasqua e dall'8 aprile, oggi è 9, quindi l'ho comprata ieri, dall'8 aprile questa macchina la trovate di nuovo alla Lidl. Mi sono iscritta su alcuni gruppi su Facebook che vi lascio giù nell'info box, sia per quanto riguarda la Lidl che per quanto riguarda l'Eurospin, vi già avviso che saranno la vostra rovina, e dove appunto mettono sempre le offerte che ci sono nei due supermercati. La macchina del pane la stavo guardando da un po' di tempo, ho visto alcuni video su YouTube, mi sono un pochino informata e ho deciso di acquistarla perché era un'offerta a 49 euro e dato i vari costi, i vari prezzi delle altre macchine del pane di altre marche, questa è davvero conveniente, fidatevi, e poi è veramente veramente buona per quello che almeno ho letto sui vari gruppi e su internet. Quindi apro insieme a voi e vi faccio vedere cosa contiene la scatola, poi se avrò tempo vi metterò anche alla fine una piccola ricetta che magari andrò a fare per provarla insieme a voi, o del pane o di un plum cake, perché questa macchina del pane fa anche i dolci. Quindi eccola qui, li ho cambiata anche inquadratura così vedete meglio. Questo è il corpo, se si può chiamare così, della macchina. È abbastanza alto, io avevo paura all'inizio che non mi entrasse nei pensi della cucina, però se volete sapere le misure, come altezza sono 34 cm. Invece come profondità sono meno di 60 cm, perché come vedete qui dietro c'è abbastanza spazio, visto che il mobile è 60 cm, c'è abbastanza spazio per riporla tranquillamente nella cucina. Io però la tengo in dispensa di là, sotto nel ripostiglio, perché altrimenti non saprei dove mettere le pentole e tutto il resto, perché come sapete ho una cucina piccolina. Dettagli. Questa macchina del pane ha 16 programmi, per esattezza 15 già diciamo preimpostati, e un 16esimo che è il cosiddetto programmabile, che vi permette di organizzarvi voi come più vi piace le opzioni appunto che volete andare a utilizzare, come tempo di cottura oppure anche orario di cottura, per avere magari il pane caldo nell'orario che appunto volete. Per quanto riguarda invece i componenti della macchina, vi avvicino ancora di più così ve li mostro. Questa è la macchina in tutto il suo splendore, e all'interno, quando andate ad aprire la macchina, vi ritroverete sempre tutto quanto imballato e protetto, vi ritroverete questi strumenti che appunto sono le pale che io già ho montato, perché già l'ho provata per vedere se appunto è tutto a posto. Queste qui che sono appunto staccabili e sono quelle che vi permettono di impastare il pane, e poi vi vengono dati dei misurini. Questo è il misurino dei liquidi, come vedete arriva a 240 ml e vi dice anche da questa parte le misure inglesi, quindi con il c'è troppo riflesso di luce, con le tazze, vedete c'è 2/3 di tazza, 1/3 di tazza, 1/8 di tazza. Poi abbiamo il misurino piccolino, questo qui è un cucchiaio grande e questo cucchiaio piccolino, che vi servirà per misurare l'olio, e anche qui ci sono le tacchette che ovviamente adesso con questa luce non riuscite a vedere. E poi abbiamo l'aggeggino di acciaio per andare a togliere una volta che sfornate il pane, le pale dal pane stesso, anche se c'è la possibilità di togliere le pale nel frattempo che il programma sta andando. A un certo punto vi permetterà di aprire il coperchio e di levare, prima ancora di lievitare o prima ancora di cuocere, le pale dal vostro pane o dal vostro dolce che dir si voglia. Poi abbiamo questi altri manuali che ci sono sempre in dotazione, ed è appunto il ricettario con alcune ricette che vi dà già del pane, questo che è delle istruzioni molto molto facili e appunto infatti è quick start guide, vi dice un po' insomma i programmi e quello che appunto c'è sul display. E poi c'è il manuale di istruzione, che è quello proprio più corposo, che vi spiega tutto praticamente, sia il primo utilizzo della macchina, sia come pulirla, e sia appunto vi rimanda poi al ricettario con le varie ricette. Allora, questo è il display della macchina del pane.
qua abbiamo tutti quanti i programmi che vi dicevo prima e quindi di conseguenza possiamo andare a impostare e a gestire la macchina con questi 6 pulsanti. Sul display abbiamo le varie grammature in cui possiamo realizzare il pane. Abbiamo appunto 1 kg, 1 kg a 2,50 e 1 kg e mezzo. Anche se io ho letto che si può fare anche di meno, mettendo meno farina, ma comunque non diminuendo mai, non andando mai sotto al mezzo chilo di farina, altrimenti proprio le pale non riescono ad impastare la pasta. Questi simbolini qui che vedete sono le varie fasi del programma che andrete a impostare e quindi abbiamo, c'è scritto anche sul manuale, riscaldamento in pasta, lievita, impasta, poi lievita ancora, poi abbiamo di nuovo l'altra lievitazione, la cottura e infine appunto poi il mantenimento del calore. Quindi queste sono le varie fasi del programma quando appunto lo fate partire. E poi abbiamo tra la lievitazione, tra queste due lievitazioni, la prima e la seconda, che hanno tempi diversi, la vostra macchina del pane suonerà in modo che riuscite a rimuovere i ganci, le pale, per non farle rimanere dentro al pane che state per fare. Queste icone qui invece sono i tipi di doratura che volete nella vostra forma di pane. Queste icone qui invece ci indicano il grado di doratura che vogliamo scegliere, quindi una doratura chiara, una doratura media, una doratura scura e una doratura rapida. Quando si accende la macchina si accende questo LED che è rosso, quindi una volta inserita la spina, adesso vi mostro e ballerete un pochino, bisogna andare qui sotto, vedete c'è questa icona che appunto è l'icona del power e si accende. Una volta che si accende vi mostro quello che fa, ecco, suona e si accende subito lo schermino. Come vedete sta impostato adesso, penso che sia un'impostazione di fabbrica, con una doratura media e un chilo di pane, diciamo 1,250 kg, una grammatura. Quindi in questo caso con questa, anzi partiamo da qua, con questo pulsante potete andare a scegliere i vari programmi. Vedete che cambia qui e cambia anche il tempo che impiegherà appunto il programma per realizzare il vostro pane. Poi in questo caso con queste freccette andiamo ad aumentare il tempo che vogliamo. In questo caso ho selezionato impastare, quindi posso anche aumentare il tempo o andare appunto a diminuire. Con questo tasto invece si va a cambiare la grammatura, quindi 1,5 kg, 1 kg, 1,250 kg e 1,5 kg. In questo caso vedete che anche qui cambia il tempo in base non solo al programma ma giustamente anche in base alla grammatura. Questa è la doratura, abbiamo detto, chiara, questa è media, questa è scura e questa è quella rapida. Con questo pulsante che ha questo rombo qui si dà il via al tutto, quindi si dà il via al programma. E quello che io ho letto e che ho capito per adesso, perché ancora la devo provare, è quello che si inseriscono prima i liquidi e poi le polveri, anzi meglio se si inseriscono i liquidi qui, le polveri in una coppa a parte, si mescola il tutto e poi si inserisce qui e si fa partire il programma. Quindi come vi ho detto prima, questa macchina ha 16 programmi ed è uno dei motivi per cui appunto ho scelto questa macchina. E soprattutto perché comunque può fare varie cose, non solo impastare e cuocere il pane. Il programma normale è adatto alla cottura, che è scritto qui, del pane bianco o misto, che è composto per la maggior parte da farina di frumento e di segale. Si ottiene un pane con una consistenza compatta. Ovviamente questo pane che viene cucinato qui dentro, quindi diciamo nei programmi in cui è compresa la cottura, avrà la forma appunto del tipo bambouletto, perché quella è la forma che ha il contenitore. Ovviamente se volete avere un pane con una forma diversa, impastatelo qui e poi andatelo a cucinare nel forno normale di casa. Il secondo programma è il programma morbido, che è adatto alla cottura di pane soffice composto da farine ben macinate. Di norma si ottiene del pane soffice con la crosta croccante. Questo è il programma morbido. Il programma integrale invece fa il pane appunto con le farine con le farine integrali e con le farine non più corpose, come per esempio farina di frumento integrale o farina di segale integrale.
risultato è del pane compatto e con una consistenza più pesante. Il quarto programma è il programma dolce e serve per la maggior parte a realizzare un pane dolce con l'aggiunta per esempio di zucchero ulteriore oppure alcuni succhi di frutta, frutta secca, cocco, uvetto e cioccolato, tipo il pan brioche mi viene in mente. Poi il programma 5, il programma low carb, praticamente serve per realizzare un impasto e un pane a basso contenuto calorico e a basso contenuto di grassi, quindi ha un contenuto di carboidrati più basso rispetto al diciamo al pane normale. Poi il programma molto molto importante secondo me è il numero 6, che è quello senza glutine, quindi permette di realizzare un pane senza glutine. Il settimo programma è il programma rapido, che dimezza praticamente il tempo. Io non ve lo consiglio perché comunque anche la lievitazione è minore. Già qui il pane viene fatto in 3 ore e secondo me è anche, diciamo, pochino. Però magari c'è anche la possibilità di impastarlo, lasciarlo lievitare e poi continuare a cucinarlo con appunto il programmabile che vi ho detto prima. Il rapido penso che sia veramente troppo troppo poco per fare un pane decisamente leggero, quindi non uscirà mai un pane leggero. E ovviamente se non avete tempo e avete bisogno di avere subito il pane perché magari sta arrivando gente a casa e dovete subito prepararlo, vi consiglio appunto di utilizzare il rapido, però non diciamo sempre. Programma 8 invece è il programma torta, quindi questa macchina del pane cuoce anche le torte, come per esempio plum cake, o anche io ho letto ricette che magari voi avete, le volete riutilizzare e riadattare per questa macchina, quindi lei impasta e anche cucina. Poi abbiamo il programma 9, che è il programma impastare e basta, quindi impiegare questo programma quando si desidera solo impastare una preparazione. È possibile regolare a piacimento la durata dell'impasto tra i 10 e i 45 minuti, non è prevista però una fase di lievitazione. Poi abbiamo la decima fase, il decimo programma, che è l'impasto. Questo invece serve a preparare panini o gli impasti per il pane, quindi questo è quello che bisogna utilizzare se poi si vuole andare a cucinare in forno. L'undicesimo invece è l'impasto della pizza, quindi è un programma a parte a sé per impastare la pizza. Il tredicesimo programma è lo yogurt, perché bene si fa lo yogurt. Il quattordicesimo fa la marmellata e invece il quindicesimo cuoce e basta. Cuocere si intende cuocere, magari se volete far lievitare il pane di più e poi ricuocerlo qua dentro lo potete cucinare, oppure se volete cucinare risotti e qualsiasi cosa che vi venga in mente di cucinare potete cucinarlo qui dentro come se fosse un robot da cucina o per gli amici un bimbi. Ultimo programma è quello che vi ho detto appunto, il programmabile. Essere personalizzato secondo i propri gusti e le esperienze. Per ogni singola fase è possibile programmare tempi specifici. E vi volevo dire alcune cosine che hanno a che fare con appunto l'acquisto in negozio. Allora, questo prodotto ha una garanzia di 3 anni, però nei primi 90 giorni potete, se avete qualche problema, qualche guasto, con lo scontrino, mi raccomando, andare in negozio direttamente alla Lidl e cambiarlo, perché ve lo cambiano entro 90 giorni. Io appena l'ho preso ho avuto un piccolo problemino, perché praticamente la parte di qui era sganciata, la parte del coperchio, e non si manteneva quasi per niente. Quindi l'ho subito portato indietro e me l'hanno cambiato subito. Però quello che vi voglio dire io è, mi raccomando, tenete la scatola almeno per 90 giorni, perché ovviamente se dovete cambiarlo avete bisogno di tutta quanta la scatola, non c'è bisogno che lo impacchettate così come stava impacchettato, ma l'importante è che insomma riportate la scatola e tutte le plastiche e plastichine che ci sono secondo me anche inutili dentro. Un altro dubbio che io ho avuto prima di acquistare la macchina, prima di convincermi, era quello di occuparmi di quanto consumasse, perché comunque essendo elettrica non volevo che influisse chissà quanto sulla bolletta. Mi sono informata per chi già la utilizza e mi hanno detto che praticamente non influisce quasi per nulla, anche perché se si utilizza tipo una volta alla settimana per fare il pane non ha chissà quanto consumo. Mi sono anche informata meglio e, per se lo volete sapere, ha una potenza di 850 watt, quindi considerando che, per esempio, perché sono molto attenta a queste cose, il mio fono è di 2400 watt, questa praticamente non consuma quasi nulla. Allora, eccomi qua a provare la macchina del pane. Ho deciso, dopo varie ricette che ho visto e anche su internet, di provare questa, pane bianco classico, però invece del burro e della margarina metterò l'olio. Quindi ci vogliono 600 g di farina, poi ci vogliono 320 g di acqua, poi un cucchiaino e mezzo di sale che io metterò dopo quando già sto impastando, 2 cucchiaini di zucchero e 6 g di lievito secco. Quindi procediamo.
e vediamo che succede. Ho un po' di paura. Allora, mettiamo l'acqua. Un letto tiepida, un letto tiepida. Questo qui, il misurino, questo è un cucchiaio. Quindi, due. Usiamo lo zucchero di canna, che è adesso invece vado a mescolare il lievito con la farina. Allora, accendiamo. Quindi io voglio il programma normale, c'è già uno, è un chilo di pane. La doratura la voglio bella croccante. Lei. Ok, se vedete qui c'è, è partito la freccia e sta riscaldando. Adesso ho letto sulle istruzioni che in base al programma che scegli la fase di preriscaldamento è maggiore o minore. Se avessi scelto rapido la fase di preriscaldamento non ci sarebbe proprio stata. Invece adesso praticamente fa 15 minuti di preriscaldamento e poi inizia ad impastare. Il sale che non ho messo, non so se ve l'ho già detto, lo metterò quando sta impastando da qualche minuto. Ecco qua, 2:45 sono le ore che mancano e ha iniziato ad impastare, guardate. C'è qui la manina che sta impastando. Mia è impazzita perché ha sentito la macchina del pane che faceva rumore. Dopo giochiamo amore. E praticamente, guardate, ho paura ad aprire. Sta impastando, non ci credo. Guardate, sono andata a cercare poi le istruzioni e vedete c'è scritto preriscaldamento 15 minuti, impastare 13 minuti, poi lievita per 25 minuti e poi a un certo punto posso togliere i ganci per continuare poi a farla impastare. Allora, ho preparato il sale, questo qui, un cucchiaino e mezzo. Bene, a dopo. Allora, aggiornamento, sono le 9:15 e praticamente mancano ancora 45 minuti. Adesso ho iniziato a cuocere e praticamente vedete qui ha messo appunto il triangolino, il simbolo sulla cottura ed è calda già, sì. Non so se si vede, questo è il pane che è lievitato, eccolo qui. Allora, finito. Allora, praticamente adesso vedete qui che è passato in questa fase. Questa è la fase del mantenimento, diciamo, del calore per 60 minuti, che però mi sa che non lo segna qui sopra. Wow, bellissimo. Ok, adesso lo tiriamo fuori, E io vi mando un grosso bacio, se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, lasciatevi un mi piace e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!